guardate un po' chi ho trovato nel balcone. Tito! Bentornato! Sigla! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Tito, ciao! Ciao ombre, ciao bambini, come va? Ciao, tu come va? Come ti... Senti Tito, ti devo tirare le orecchie. No, non ne ho orecchie, le orecchie, non Tito. E allora ti tiro il naso. Ai. Ti pare il modo di scomparire così? Ma no, ombre, non è che l'ho fatto apposta, abbiamo avuto problemi da noi. Come sei stato? Ma sai, sono stato a caccia di farfalle. A caccia di farfalle, sì, Tito. Sì. Ma le farfalle non si cacciano mica, sì, le farfalle si ammirano. Ti ripeto, abbiamo avuto un problema. Che sì, problema hai avuto, Tito? Sì, abbiamo avuto un'invasione dell'armata in combatte. Tito, raccontaci, cosa è successo? Ti racconto subito! Tutto dall'inizio, eh? Sì. Non lasciare nessun particolare escluso. Sì. Vai! Ti senti. Ecco, è un giorno bellissimo, un giorno pieno di sole. Stavamo giocando tutti tranquilli. C'era chi giocava con la palla, c'era chi faceva il picnic. E le farfalle di Colorium volavano spensierate, lasciando delle strisce colorate che erano bellissime. È la nostra fonte di colore. Le farfalle per noi sono importanti, danno il colore a tutte le cose. Ma a un certo punto è arrivato il comandante Cancellino. Con le armate gommate? Sì, hanno cominciato a cancellare tutte le farfalle. Tu sei le farfalle, sì! Sì, è una cosa orribile, è una cosa orribile. Oh mio Dio! E poi mi sei venuto in mente tu, quando stavo guardando sul mio schermo in alta definizione HB. Lo schermo HB? Sì, lo schermo in HB, stavo guardando le puntate di Arte per te, ho detto, ombretta, come mi hai aiutato la prima volta insieme ai bambini, mi potrai aiutare anche in questa missione, in questa tremenda cosa. Non piangere, Tito. No, non mi dire niente. E quindi ho preso la mia navicella struciale e sono venuto subito da te. Ecco perché l'ho trovato sul balcone, come la prima volta, con la tua navicella struciale. Sono proprio contenta che tu sia ritornato. Sì, è vero, anche io. Perché la Terra è proprio il pianeta che fa per te. Benissimo. Vero, bambini? Perché adesso lo sai cosa facciamo? Ce ne andiamo di là, sul piano da lavoro, e andiamo ad insegnare ai bambini come disegnare in 4 e 4 8 le farfalle. E sai come? No, come? Con 4 palle! Ah! Sì! Venite con me che ve li insegno! Oggi vedremo come imparare a disegnare una farfalla, una schema della farfalla da cui poi poter estrapolare e far venire fuori 250.000 modelli di farfalle diverse e la tecnica delle 4 palle. E ci occorrerà semplicemente un album da disegno, una gomma e una matita. Cominciamo subito. Disegniamo una croce che sia dell'altezza e della larghezza della nostra farfalla. Quindi decidiamo quanto vogliamo che sia alta e quanto vogliamo che sia larga e facciamo una bella croce. Su ognuna di queste parti deve insistere una palla, per questo si chiama la tecnica delle 4 palle, facendo presente che al centro le due ali si incontreranno. Si partendo da un centimetro sopra il centro disegniamo una pallottola molto grande e facciamola andare un centimetro sotto la linea. Disegniamo una stessa pallottola anche dall'altra parte. E voilà! Adesso dobbiamo fare la parte inferiore. Partiamo da un centimetro sotto la croce e facciamo due pallottole, però leggermente più piccole di quelle sopra. Quindi, e facciamole salire poco più di mezzo centimetro sopra. Ovviamente le pallottole non saranno tutte uguali e non saranno precise e per questo le ho fatte un po' più storte e un po' più irregolari per farvi vedere come sistemarle. A questo punto diciamo che il corpo della nostra farfalla si può dire è facilmente intuibile. Adesso sta a noi farle diventare bellissime. Cosa facciamo? Innanzitutto decidiamo dove mettere la testolina, che di solito va più o meno qui. E poi insinuiamo il corpo, che lo facciamo diventare bello lungo da una parte e dall'altra. Ok?
Adesso le ali che partono da qua dobbiamo sistemarle. Diamo un pochettino più volume e facciamole arrivare fino a un certo punto. E anche quelle inferiori allarghiamole e diamo un movimento più gentile, no? Alla nostra farfallina. Guarda, facciamo la stessa cosa quindi anche dall'altra parte, e se sbagliamo poco importa, poi regoleremo tutto con la gomma. Adesso togliamo tutto quello che all'interno della nostra farfalla non ci interessa, quindi la prima cosa che vanno eliminate sono proprio le pallottole e le strisce della croce. Capito, Tito, come si fa? È molto facile, tu devi fare le pallottole. Poi facciamo le antennine, una a destra e l'altra a sinistra. Ed ecco qua che la forma della nostra farfalla è bella e pronta sul nostro foglio da disegno. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente decidere come riempirne l'interno. E allora piano piano magari facciamo dei bordi che ci piacciono e che portino la nostra farfalla ad essere proprio bella. E allora ecco che facciamo cominciare dei bordini interni. E non vi preoccupate per i segni che rimangono, perché tanto poi coloreremo coi pennarelli e tutto scomparirà. Facciamo delle decorazioni, muoviamo l'interno come abbiamo fatto con l'esterno. Fate sempre disegni in maniera che siano più o meno speculari da una parte e dall'altra. E fate in modo che tutto il disegno venga pieno di particolari, in modo che poi colorandola risulti coloratissima e allegra. Benissimo, che ne dite di colorarla? Prendiamo dei pennarelli, io userò gli Stabilo e voi usate quelli che avete ovviamente, e cerchiamo di colorare in maniera fantastica la nostra farfalla. Quello che vi suggerisco, cari bimbi, è prima di fare i contorni, in modo che poi se doveste sbordare un pochettino col pennarello non si vedrebbe l'uscita del colore, perché il nero fermerebbe, non la farebbe notare. E allora cominciamo a rifare tutti i bordi su quelli che abbiamo fatto a matita. Voilà, siamo pronti per colorare. Adesso sbizzarrite la vostra creatività. Scegliete i colori che più vi piacciono e divertitevi. Ed ecco qui che quattro pallette sono diventate una farfalla coloratissima che renderà il nostro diario qualcosa di veramente super. Ovviamente questo è un tutorial dedicato ai bimbi in età elementare, da scuola elementare, quindi, ma anche secondo me i ragazzi delle medie, apportando qualche modifica, potranno ampliare maggiormente il concetto esposto in questo video, magari unendo queste nozioni a quelle del corso di disegno per adulti. Quindi fate un mix and match di quello che vi consiglio e createvi le vostre lezioni ad hoc. Invece per tutti i bimbi colorate e disegnate tante farfalle e poi magari postatele a Tito per fare vedere come state ricolorando i cieli di Colorium. Mi raccomando di mandare tante letterine a Tito per dirgli di essere più presente sul canale. Pennarelli alla mano, Tito, ora andiamo di là a disegnare altre 12.549 farfalle per la tua Colorium. E mi raccomando, bimbi, contribuite alla missione. E noi ci vediamo di là, dopo le foto. Semplice disegnare le vostre farfalle e poi coloratele
con mille colori e mandateli a Tito, tutte sotto forma di disegni. Sì, grazie amici. Sulla pagina Facebook di Arte per Te. Sì, Tito, dove lo trovi il link della pagina Facebook di Arte per Te? Bimbi, è facilissimo! Guardate in fondo al video, scoprirete infodox, dove c'è la scrittina mostrato, cliccateci e scoprirete tutti i social di Arte. Aspetta, qua abbiamo un bambino, facci vedere, guarda, come ti chiami bimbo, fai vedere. Come ti chiami bimbo? Wow! Guardate che ha fatto un bimbo! Ma bellissimo! Ha fatto il ritratto, Tito! Grazie bimbo, un bacino! Grazie bimbo! Anche il tuo disegno è carino, bravo! Secondo me papà. Allora, bimbi, anche voi mandate tanti disegni a Tito. Compiti per questo momento: fare tante farfalle con quattro palle. Perfetto. E soprattutto mandarle alla posta di Tito. Potete anche mandarle alla posta di Tito. Sì, voi scrivete posta di Tito sull'oggetto della mail e mandatemi una bella mail per Tito sulla mia pagina Facebook. Tutti i disegni verranno pubblicati sulla pagina di Arte per Te, mi raccomando, su Facebook, e quindi partecipate, mi raccomando, sì, salviamo Tito. Colorium! Salviamo Colorium, però Tito, tu non te la devi andare più così. No, non me ne vado più così, va bene bimbi, rimarrò. Benissimo, okay. E allora, un'estate con Tito, aspettando il prossimo video. E intanto disegniamo tante farfalle. Saluta Tito! Ciao bimbi, ci vediamo alla prossima! Ciao!